Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, oggi vi porto nel Gargano, siamo nel Parco Nazionale del Gargano, siamo a pochissimi chilometri da Rodi Garganico e sono in un'area sosta che è in riva al mare. O meglio, cosa intendo per riva al mare e poi andiamo a farci un giro per la struttura. Allora, blu è qua, sotto agli alberi e le cicale. Qui vedete tutta una serie di piazzole, ci sono anche due bungalow. Esco da blu, dalla veranda, sulla destra c'è il bar dove poter consumare, insomma c'è da far colazione tranquillamente, a sinistra trovate la reception, tra l'altro c'è un bellissimo cartello che è scritto vendesi olio d'oliva, e sapete che come amici di Cristiano avete un omaggio se decidete di fermarvi, ovviamente dovete andare dal titolare e insomma presentarvi come amici di Cristiano. State contando i passi che sto facendo? Io sì, da dove sono partito da blu, ne ho fatti adesso 25, 8, 30, 32, 34, 6, 38, 40, 42, 44, come i gatti, 46, 48, 50, si attraversa la strada, 52, 54, 56, 58, 60. Ecco, siamo a 60 passi dalla vostra piazzola. La giornata non è bellissima, però vi fa capire la vicinanza del mare. Praticamente si attraversa solo questa strada e l'area sosta è lì davanti. Questa è l'indicazione, si arriva. Se arrivate che l'area sosta è già chiusa, qui c'è tutto un parcheggio comodo per poter sostare in attesa dell'apertura. Qualche buona regola per i neofiti: quando arrivate per l'accettazione siete in due o tre camper oppure davanti c'è un camper, fermatevi prima della reception, perché si va sempre in casa altrui e bisogna sempre chiedere permesso. Quindi se c'è un camper davanti fate fare la registrazione, voi vi fermate, avete tutto lo spazio qua davanti per fermarvi, lì c'è la raccolta differenziata. Quando tocca il vostro turno, a piedi entrate dentro col vostro documento e chiedete informazioni, piccole regole che magari i neofiti non conoscono. E questa è l'area. Ora godetevi le immagini, vi porto in giro anche per i bagni, fino in fondo dove c'è il carico-scarico, è completamente ombreggiata come vedete, quindi insomma è anche abbastanza fresca come soluzione. Noi ci vediamo poi nel prossimo video, cicale permettendo. Ci vedremo al prossimo video, chissà dove andremo, potremo salire un po' in Italia oppure scendere, vabbè, lo scoprirete solo se rimarrete su questo canale. Io resto qua, ciao! Thank you.